Oggi è il 12 settembre 2009, siamo da Reduce Zalindo Capelli, classe 1913, del gruppo Alpini Ponte Caffaro. Zalindo, mi racconti un po' quello che hai fatto durante la tonaia? Quando sei partito? Io sono partito il 23 settembre 1935. Mi sono presentato alla Brigata Lupi di Toscana, Dopo mi hanno mandato in Africa, dall'Africa ho fatto il ritorno e mi ha richiamato un'altra volta e mi hanno mandato in Jugoslavia. Scusa, Zalindo. Da il cappello metti che in banda. Ecco, c'è Tede. A Lubiana. Fino a Lubiana. Anche se scritto a Lele. Che se torna. A Lele. Che se torna. Questo si è messo le foglie. Io sono stato via quasi 2 anni, poi Jugoslavia contro Tito. Contro Tito era. In che compagnia eri, Zalindo? Dove eri? 525 misalieri. 24. Ma con chi? Con Quinto, si è con chi? Che compagnia avevi, Zalindo? Noi, la mia compagnia è quella lì, al 500. Ma battaglione? Settore sedicesimo. Sedicesimo settore. Ma si, eri nella Tridentina, eri con la Giulia, con chi eri? Sono un po' sulte me. Eri con la Giulia, con la Tridentina? No. Guardia frontiera. Con la finanza? No, ero truppe alpine, ma era guardia confinaria, quella che sta sui confini. Ok. Il cappello d'alpino me l'hanno dato quando mi hanno mandato in Jugoslavia. Ah! E me l'ha dato. Prima ero nella Brigata Lupi di Toscana, che sì. So anche il diploma anche di quello. Sei andato in Jugoslavia? In Jugoslavia ho fatto su 2 mesi. Cosa facevi? Zalindo, cosa facevi? Sempre in mitragliere? Prima andavo fuori di pattuglia, di servizio di notte, eccetera. Dopo, appunto questa qui. Avevo preso una condanna perché ero uscito dal recinto per andare a trovare uno spazio, perché erano spazi militari, no? Sì. Prima è andato sul plotone e io ero di servizio e aspettavo loro di coro. E quando che sono smontato, ho voluto correre dietro al plotone perché non si poteva andare isolati, non si poteva. E vedo una camionetta che viene giù dalla strada della montagna. La si ferma e c'è il colonnello che dice: ma dove vai? Vado su al spazio. Come ti chiami? 10 giorni di rigore. E mi metti nella tenda fuori della baracca, in mezzo alle piante, bene. Il giorno dopo mi metti il coso ai posti di blocco,
perché era zona infestata di partigiani, lì era piena di partigiani, ho fatto il blocco e c'era fuori la tormenta, la bora, sai che è la bora? Sì, vento forte. Nevischio. Sì. E avevo messo giù la mitraglia, perché era l'incrocio di strade, lui ci andava sempre sull'incrocio di strade. E il tenente fa, da lì un po', fa, ma Capelli, dove hai messo la mitraglia? Ma lì! No, adesso gli chiedo io cosa gli ha raccontato. Buongiorno. Ah, invece c'era. E quando sono smontato, mi al cambio, sono andato a dormire. Alla mattina il caporale mi chiama, Capelli, devi andare a prendere il pane. Io vado, mi metto in fila, arriva il turno, il mio turno arriva, e prendo due pagnottelle. Perché di solito quando che è ben fatto è bello, non quello lì, piccole bruciate, e metto a gridare, carbonai, carbonai! E il capitano che assisteva lì, con là i capelli, questi qui non hanno mai fatto il pane, come fai tu a saperli? Perché io ho fatto il fornaio, sono un fornaio, sono. Vieni, prendo il rangio, mi siedo e arriva il sergente, mi fa, tu Capelli, prepara il zaino che devi partire. Io, dove? Ti mandano al comando. Vado sul comando, ad un plotone di scorta, perché era zona infestata. Il sergente mi presenta al colonnello. È questo che ha reclamato per il pane. Ah, Silvi, ma tu dici, intendi il pane? Ho detto, ho sempre fatto il fornaio. Allora, ti do tempo 6 giorni. Se sai rimediare al pane, rimani qui al forno con noi. Dopo il 6° giorno, venne su una squadra di ufficiali, e guardano il pane, oh, adesso finalmente abbiamo trovato uno che fa il pane buono. Lo facevo per evitare io. Quando io facevo il pane prima, scaldava i forni con la legna grossa. E scaldare il forno ci vuole la ramaglia, ci vuole, anche sopra contro. Con la ramaglia, perché la ramaglia la fiamma si incostia poi da parte all'altra. Invece, con i legni grossi si scalda appena il mezzo, si scalda e brucia il fondo, e dopo 6 giorni tu dici, ah, ho visto che hai fatto il fornaio, allora rimane qua con noi. Sono stato lì fino all'8 settembre, l'8 settembre quando che c'è stato l'armistizio, il capitano voleva andare da perché c'era il comando a San Pietro del Carso, che erano sui i tedeschi ormai, perché ancora quella sera lì hanno occupato la caserma che c'era su, hanno occupato, e noi eravamo fuori dalla caserma, eravamo. E dopo, che mi viene, sono stato lì ancora 8 giorni a fare il pane per i bandati che venivano fuori da Montenegro, da parte lì. E quella sera che hanno ordinato l'armistizio, l'abbiamo fatto ancora il pane al doppio, e portiamo giù i sacchi di pane ai bandati da mangiare. Sono partito dalla zona lì, dalla zona lì dove lavoravo, ai 16 settembre. Ormai eravamo circondati dai tedeschi e dai partigiani. E una sera, ai 16 settembre era,
eravamo lì vicino a Postumia, eravamo. Della parte che era i tedeschi, l'altra parte che era i partigiani. I partigiani volevano le nostre armi, i tedeschi volevano la resa, no? Allora si è messo d'accordo con i partigiani, se mi aiutate a sfondare la sacca, vediamo le armi. Allora quando sera lì siamo partiti verso le 8, tutte le squadre sparpagliate, perché si va tutti assieme con tanti morti. Ho fatto tutto il carso, Sono arrivato a Monfalcone, sono andati, c'era una casa isolata. Vado dentro, c'è dentro una vecchietta, c'è dentro. Ma volevamo andare a Mestre a fare il treno che doveva a Brescia. Guardi, alla stazione c'è i tedeschi senz'altro, c'è giù le ronde. Guardi, io vi do un fiasco di vino, un secco di muro, perché ci siamo cambiati, eravamo borghesi. E quando arrivano i tedeschi, la pattuglia, voi dovete cantare Lilin Marlen. Era là fuori cantando. E i pattugli giravano e mi guardavano, poi ridevano a Cattigheti, i nostri sensati. È arrivata l'altra volta, siamo saliti, il capo stazione fa, dove andate? Andiamo a Brescia. Guarda, dice, a Brescia c'è sulle ronde tedesche, perché anche se siete borghesi, guarda in faccia, se sei giovane, hai 33 anni, ma consiglia di scendere a Resato prima di arrivare a Brescia. Siamo scesi a Resato, abbiamo fatto i sentieri di campagna perché sulle vie c'erano le camionette dei Gravia, ecco lì, le camionette dei partigiani, no? Alla sera siamo arrivati a Rue Volcano, non sentite ancora parlare? Sì. Ci siamo fermati, è arrivata la corriera, siamo saliti sulla corriera e io sono sceso qui a Sant'Antonio, perché gli altri 8 lì andavano a Bagolino e la corriera andava a Bagolino. E io ho fatto la riva del lago perché in paese c'erano le spie, cioè facevano le spie, è arrivato il taglio così e via, i tedeschi ti portavano via, no? E ne sono salvato. Dopo c'è stato i partigiani, si è formato i partigiani e io ero contrario ai partigiani. E mi avevano condannato a morte. Ecco che il libro. Sì, che me lo libro. Dove? Mio amico. Non mi vede. Mio amico tesoro. Sai che ti può vedere. Siediti qua. Lorenzo, siediti così la telecamera davanti a riprenderti. Mi metti a posto. Dopo che riesci a mangiare. Questo qui era un tenente. Era un lupo come me. Ma lui quando sta... Siediti. L'armistizio si è messo con i partigiani, era comandante dei partigiani. E io gli facevo il pane ai partigiani, fatto un rischio, se vengo scoperto e mi infurno via. E mandavano giù a ritirare il pane, una volta veniva una donna, una volta un ragazzo, un'altra, via mia, lui i partigiani mandava. E che uno va a cambiare il pane. Il pane era un aglio, in cambio di quel bianco, che loro mangiavano il pane bianco.
il vero. Quello lì è un ornello, era fatto di crusca, no? Era sì. Fatto, ma la mia popa che gli era qui che davano ai fornai da fare il pane, a quelli della tessera non aria. Una sera mi capita un partigiano e mi fa Aldi, venendo con una brutta notizia, cosa che è? Io la pistola da casa su, no? A me fa un colpo riservato a te, alla cretino, no, giuro, giuro, giuro. Ma me l'ho presa la leggera, no? Dopo due mesi, una sera, ero lì dal cortile, sento boom, anche di qualche rappresaglia. Era quello lì, con sotto un altro partigiano che veniva giù dalla montagna e faceva i sentieri, no? La mia strada. E teneva le bombe in tasca senza sicurezza. E nel fare un salto, perché erano tutti i canali, nel fare un salto l'altro l'ha buttato e è partita la bomba. E buttato lì tutta la pancia. La condanna è stata finita. Poi ne avevo un'altra di condanne. Sai perché quella di Attilio? Quella dei fascisti avevo. Mi hanno mandato, mi hanno richiamato i battaglioni d'assalto dei carabinieri. Arrivo. Dove c'era Angelica, avevo cancellato un Paolo. Io posso chiedere. Arrivo. Vai. Dimmi. La seconda condanna? Io non volevo presentarmi perché ero appena venuto a casa, non volevo presentarmi. E un giorno viene giù il maresciallo di carabinieri che stava un bambolino e mi fa: guarda i capelli, presentati, se no ti dichiarano disertore, sei condannato a morte. Mi sono presentato al castello di Brescia. Scusi, Brescia. Ascolti, può spegnere? Aspetta un attimo. Ok, siamo arrivati che viene il maresciallo dei carabinieri, ecco, e che dice di andare. Sono presentato al castello di Brescia. Strada facendo a Odolo. C'era il posto sulla corriera, vicino a me, si siede uno e continuava a agitarsi. Ma cosa hai? Ma guarda cosa che mi è arrivato. Sono uno anch'io precisa, la cartolina per presentarmi al comando dei fascisti, no? Sto facendo, se ci stai, io... Mi andiamo a presentarci e ci diamo che non siamo mica volontari, non siamo volontari. E mi metto al muro, tutti e due al muro, il mio spare. Come dice il mio spare? Sì, il mio spare, siamo mica volontari noi altri. E allora fa, firmate questa carta qui. E poi dire, andate a casa, dice, in attesa di provvedimenti disciplinari, c'è dentro la morte, c'è dentro. Io ero ancora in Jugoslavia quando ero condannato a morte, ero ancora. L'8 settembre, i fascisti, sì, 25 luglio, i fascisti, sono caduti, il verbale che avevo fatto è stato stracato. Però avevo due condanne a morte. È sempre andata bene. È andata bene anche quella. Però vi faccio vedere anche i diplomi. Quelle degli alpini, il monte suono. Vai, dimmi, Gimindo.
sono partito a fare il fornaio in un forno a legna, non c'era nell'acqua che dovevo prendere dal fiume e neanche il pavimento non c'era, c'era la terra battuta. Ho cominciato lì a fare il fornaio, neanche macchine, niente. Hai sempre fatto il fornaio, Sanindo? Sì, sì, sempre fatto il fornaio. Hai sempre avuto un negozio quando vivi qua adesso? Prima facevo il garzone, dopo quando sono venuto a una certa età mi hanno offerto il forno e sono andato avanti fino a ho preso la medaglia. Fino a Ponte Cafaro, sempre a Ponte Cafaro. L'ho fatto a Bondone, Baitoni, Tierno, Colonia, allora ho fatto il ragazzo, faceva il pan, ma ero aiutante, ecco. Dopo ho preso il forno qui a Cafaro e sono andato in pensione qua. Adesso i tuoi figli hanno ancora il forno? Chi è che gestisce il negozio adesso? Il negozio è solo della figlia. Io non c'ho niente. Io ho rinunciato a tutto. Io vivo con la pensione adesso. Ho rinunciato a tutto. Non c'è neanche un metro di terra, ce l'ho al cimitero quello. Sì, ho fatto la mia parte e ho studiato da mangiare a tanti. Subito dopo la guerra c'era la crisi, c'era la grande povertà. Ho legato tre famiglie perché moriva il capo di famiglia e la vedova aveva male tra quattro figli piccoli e i miei soldi e mangiava polenta e pane. Il pane era companatico. Voleva di su tre famiglie dando il pane tutti i giorni, tutti i giorni, che una, due anni fa, una di quella famiglia avevano la vecchia e l'hanno portata in chiesa, no? L'hanno portata in chiesa per festeggiare, ecco. E quando sono andati giù tutti a fare i complimenti, è andata giù anche mia figlia, che fa: "De che se poté, sono di Selindo." "Madonna, sto Selindo, sto Selindo, qua paga il merda per niente." È vero, eh? E mia figlia era presente. C'è qualche gruppo si ricordano ancora. Due famiglie mi hanno ringraziato, anche adesso mi ringraziano. Anche adesso. Uno qui di Cafaro mi fa l'anno scorso: "Tu sei lindo, hai tanti meriti a Cafaro." Adesso c'è il fornaio qua a Cafaro? C'è qualcuno che fa il pane qua a Cafaro? Sì, arrivavo anche a mezzanotte delle volte a fare il pane. Ma prima sono portato tutto a mano, no? Dopo ho cominciato a comprare le macchine, impastatrici, formatrici, che facevano le forme. E sono andato in pensione del 65. Ah, ecco. Ma è no, perché sempre perché? Sono qua. La medaglia lì è piaciuta. Niente. Ecco lì, caro. Adesso mi resta pochi giorni da... Sonido, dimmi di cantare Tripoli per Sol d'Amore. Ho cantato abbastanza anche quella. E sono stato Gheddafi. Gheddafi... perché adesso vi racconto anche questo. Io sono stato in Tripolitania. Mussolini, 10 anni prima che andassi giù io, mandato giù militare, aveva mandato giù 20.000 coloni
a bonificare il terreno, no? Il terreno. Era fatto, tutti fattorie, sembravano paradisi, perché gli italiani e bravi a lavorare, coltivare la terra. Che avevo fatto come tralici qualche volta che tirava sull'acqua della terra, cioè i pistoni, no? Sull'acqua, forse così. Il fare le vigne, perché il posto di vento, con due teste appena, ma ho fatto due o tre grate, che mi sono dal fiaschino e per là 3-4 kg l'una. E recinti, ogni proprietà, erano i reticolati, tutti aranci, limoni, olivi, tutti qualcosa lì. E io adesso sono un po' avvelito, pensando il lavoro che hanno fatto gli italiani è mica stato riconosciuto da Gheddafi.